Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Soprattutto benvenuti a me che sono tornata. Come state? Spero bene, un sacco di tempo che non registro, mi sento un po' impacciata, non so cosa dire, come muovermi. Allora, intanto, come avete capito dal titolo, sono andata da acquistapone, quindi non svuota la spesa, che mi mancavano un bel po' di cose, quindi ho fatto un po' di scorta. Scusate le voci, ma i venditori ambulanti qui ci sono, quindi si sentono. E sto registrando con il telefono di mio marito perché mi hanno detto all'assistenza, visto che l'ho dovuto portare all'assistenza per via dei virus, come vi avevo detto, che la prossima settimana finalmente, alleluia, mi ridanno il mio cellulare. E non vedo l'ora, così posso ritornare da voi a rifare video, mi mancate un sacco. L'ultima volta che ho registrato il video, vi avevo detto che stavo progettando, stavo facendo delle cose per cambiare la mia situazione, ma purtroppo per il momento ci siamo dovuti fermare. Quando le cose cambiano, in questo caso il governo, tutto quello che sta cambiando, insomma, ricapisci che ti devi fermare perché non puoi andare avanti, è inutile proseguire, quindi conviene fermarsi e aspettare e poi, se è il caso, andare avanti. Perché dico così? Perché io in passato ho sempre avuto il vizio, lo chiamo vizio perché è successo più di una volta, e qualsiasi cosa che ho pensato, qualsiasi cosa che ho desiderato, ho sempre voluto fare sempre le cose di fretta e furia per ottenerla nel minor tempo possibile. Ok, questo pensiero va bene a 20, va bene a 25, però dopo i 30 comunque devi riflettere: quando ci sono delle cose da fare e non sono possibili in quel momento, non devono farsi, cioè non si devono fare. E quindi ho deciso di fermarmi in questo momento e quindi vado avanti in questo momento così. Quando le cose cambieranno, quando le cose si calmeranno, perché c'è un casino generale, non voglio entrare nel dettaglio. Allora, riprenderemo a fare progetti. In questo momento non è possibile, né per noi e né per il mondo in generale. Nulla, a casa non è cambiato quasi niente, a parte che mi hanno montato i condizionatori sia in cameretta che in camera da letto. Per quanto riguarda quest'altro lato, tutto è ancora per com'era, perché i lavori ancora non stanno proseguendo. Però prima o poi, spero prima delle feste, perché altrimenti non mi riesce nemmeno a fare l'albero di Natale. Perché nel salone, infatti non ve lo faccio mai vedere, perché ho tutti gli scatoloni come se dovessi traslocare. Perché ho tutti gli scatoloni? Perché ho messo tutte cose negli scatoloni, anche cose della stanzetta della bambina, perché in modo tale che quando mi toglieranno le finestre da quest'altro lato, non faccio la stessa sciocchezza che ho fatto dalla parte della zona notte. Quindi mi sono pulita tutto, ho messo tutto negli scatoli in modo tale che quando ci sarà tutto il casinotto dei lavori non mi si va a sporcare il tutto e quindi a ripulire di nuovo nuovamente. Quindi ho messo tutto negli scatoli, quindi quella stanza per il momento è come se fosse un magazzino, tra virgolette. Però quella è la stanza dove io comunque addobbo, faccio l'albero, quindi comunque è una stanza che utilizzo tantissimo. Però pazienza ragazzi, ho pianto tanto, mi sono disperata tanto, però disperarsi e piangere aiuta a sfogare tutta l'adrenalina che c'è dentro il corpo, però poi rifletti e dici, vabbè, prima o poi si sistemerà la situazione. Questa è la prima volta che mi vedete con i capelli tagliati. Una mattina di quella disperazione mi sono svegliata, ho dato un taglio netto e mi sono sentita molto molto meglio. Quindi, secondo me, quando si cambia totalmente, si rigenera anche il corpo e la mente. Comunque, lasciando stare questo, non vedo l'ora di riprendere, non vedo l'ora che mi danno il mio telefono. Mi siete mancati tantissimo, anzi, voglio ringraziare tutte le persone che ogni volta mi hanno scritto, mi hanno chiesto. Veramente l'affetto che mi dimostrate, e non lo dico tanto per dire, l'affetto che mi dimostrate è più dell'affetto che io ho vicino terreno. Veramente, mi dimostrate un sacco di affetto, quindi io vi abbraccio tantissimo. E cominciamo finalmente questo svuota la spesa. Allora, mi mancavano un bel po' di cosine e quindi sono andata da acquistapone. E faccio che praticamente, essendo che mi mancava tutto, io ci sono stata ieri,
sto registrando oggi e quindi ho aperto già i tovaglioli, i fazzolettini di carta e la carta igienica che ho già posato in bagno. Quindi adesso posso proseguire con le cose che ho acquistato. Allora, parto subito con il Viacal. Questo qui è igienizzante, rimuove lo sporco e i batteri. Questo qui igienizzante non l'ho mai utilizzato. Siccome voi lo sapete, chi mi segue lo sa, in bagno non è che c'è questa rubinetteria che mi fa disperare. Infatti ne ho parlato già con il padrone di casa, vediamo cosa possiamo fare per cambiare, insomma, e sistemare un po' il bagno. Però nel frattempo, siccome mi dà fastidio, prendo il Viacal. Era un sacco di tempo che non lo utilizzavo e quindi voglio provare, vediamo cosa succede con il Viacal. Anche questo che costa un botto, era in offerta, l'ho pagato 2,49. Poi ho preso una bottiglia di Ace Denso più Candeggina, questa è quella mia preferita in assoluto, e l'ho pagato 1,39 in offerta. E ho preso anche una confezione di detersivo Ace, anche questo è uno dei miei preferiti. Ce ne stanno tre dentro e l'ho pagato 5,99. Acquistando due prodotti Ace, c'era in omaggio una scatola di caps candeggine, praticamente le pasticche di candeggina, però non erano terminate e me le ha scritte nello scontrino. Poi vado avanti, ho preso una bottiglia di Alba Gel, anche questo mi stava terminando, non è ancora finito, ma prima che termina io lo prendo sempre, 1,49 l'ho pagato. Ho preso anche questo disisgorgante granulare questa volta, anziché prenderlo liquido l'ho preso granulare perché liquido non c'era. Questo granulare non l'ho mai utilizzato, quindi non so nemmeno l'utilizzo. Vabbè, l'ho pagato 1,49 in offerta, vediamo com'è questo, appunto perché i tubi non sono, quindi spesso si, ok, mi hanno morso, quindi spesso si otturano, bastava qualche capello o qualcosa, l'acqua torna indietro. Quindi per quanto riguarda la temperatura, qui ancora abbiamo delle temperature, devo dire, estive. Infatti una manichetta a 3/4, perché se esci magari di mattina c'è un po' freschetto, ma il pomeriggio o la sera, ma il pomeriggio, orario di pranzo, fa caldissimo, la gente qui ancora va al mare, quindi dicono che fra un paio di settimane dovrebbe arrivare l'inverno, vedremo. Poi ho preso come sgrassatori, non c'era granché in offerta, perché ragazzi, diciamoci la verità, non si può comprare più nulla, si può comprare solamente quando ci sono le cose in offerta. Dico la verità, non mi vergogno a dirlo, ma non si può comprare più nulla, gli stipendi sono rimasti tali e la vita va avanti e aumenta, quindi dobbiamo arrangiarci in qualche maniera. E come sgrassatori non c'era nulla in offerta, ho trovato in offerta solo il Dual Power. Questo qui non l'ho mai utilizzato, è uno sgrassatore ultra potente, non lascia aloni ed è al profumo di limone, il profumo mi piace tanto. Vediamo come mi trovo, questo qui non l'ho mai usato, quindi non so dirvi granché. Poi ho preso due ammorbidenti, anche questi erano in offerta, vabbè, tutto quello che ho preso si può dire che è in offerta, vi ripeto. E ho preso questo qui perché ancora due bottiglie di coccolino ce li ho in camerino. E ho preso questo qui, acqua delle fici e alga rossa, che è uno dei miei preferiti di Tesori d'Oriente. E poi ho voluto provare questo qui, rosa nera e labdano, che non ho mai utilizzato. Ma il profumo mi piace un sacco, mi sa di neonato, buonissimo. Mi ricordo se l'ho detto, l'ho pagato 1,49 €. Poi ho preso una scatoletta di queste pagliette saponate al profumo di limone. Io utilizzo quelle in acciaio grosse, proprio con la rete, che è un tocco di quello velocissimo e va via tutto. Però ho preso queste qui per fare una cosa veloce. Vediamo. Ah, sono proprio... Ah, ok. Ed è una, sì. Infatti ci ha spiaccicato il limone, infatti hanno un profumo di limone. Ovviamente queste qui la usi e la getti, invece quelle lì le puoi utilizzare più di una volta. Siccome le ho pagate 79 centesimi, ho detto, vabbè, per una cosa veloce, sono queste qui, per una cosa veloce, una pentola, una padella, li posso sempre utilizzare in maniera super super veloce. Poi ho preso una confezione di queste tegliette in alluminio. Difficilmente io ci cucino in queste tegliette, voi lo sapete, chi mi segue lo sa. Le ho comprate semplicemente perché quando cucino qualcosa la devo portare alla nonna, la metto qui e lei si mantiene calda fino a quando non arriva a casa. Erano in offerta 79 centesimi e ce ne stanno 4, quindi ho detto vabbè, le prendo così
Il trasporto è molto semplice. Poi ho preso una confezione di questi Licia Protegi Slip, questi qui erano in offerta a 99 centesimi e ce ne stanno 36, quindi super conveniente. Ho preso anche questo profumatore in palline, rugiada fiorita, questo qui con perle. Questo qui me l'aveva regalato tempo fa la mia amica e mi piaceva un sacco, ma soprattutto mi è durato tantissimo. Che profumo meraviglioso! Un consiglio che vi do, perché lo sto ancora utilizzando, dopo un anno lo utilizzo ancora. Quando le palline vanno a seccarsi, basta aggiungere un po' d'acqua e il profumo torna per com'era. Non so come, ma funziona veramente, perché è un anno che utilizzo questo accessorino con le palline. Mi sto trovando veramente bene, quindi ne ho voluto prendere uno per lasciarlo qui in cucina. Poi ho preso una confezione di dischetti struccanti a 89 centesimi, sempre in offerta. Poi bagno schiuma, ho preso questo qui, Pino Silvestro Black Mask per mio marito, 1,79 euro. E poi ho preso invece per noi il spuma di champagne, questa nuova fragranza che non conoscevo. Questa qui è perle di seta e vaniglia. E il profumo è molto molto buono, delicato e setificante, con ingredienti di origine naturale. Insomma, mi piace, volevo provarlo. Questo qui l'ho pagato 1,69 euro, se non mi ricordo male. Poi ho preso una confezione di alluminio, questo qui della Cookie, l'ho pagato, non era in offerta, l'ho pagato 1,99 euro, però sono 16 metri, quindi tantissimo. Un dentifricio di Mentadent, alito puro, freschezza a lungo, non mi ricordo se l'ho utilizzato, ma non c'era niente in offerta, solamente questo, 1,49 euro. Poi ho preso, che anche queste qui non erano in offerta, però mi servivano, e ce ne stanno poi tante dentro, quindi le ho pagate 4,19 euro, contengono olio di cocco, ce ne stanno 6, penso che le ho pagate un ottimo prezzo. Poi ho preso due di questi shampoo di Eloderma, questo qui l'abbiamo già provato, è in sostituzione praticamente al Dimension, anzi io lo trovo migliore rispetto al Dimension, anche a mio marito è piaciuto e anche per Auri è ottimo. L'ho utilizzato anch'io e mi è piaciuto, infatti ne ho presi due perché erano a 99 centesimi, ci sono anche di altri tipi, per capelli ricci, anche per altri, hanno anche la maschera sempre di Eloderma abbinata allo shampoo, quindi io sia penso che sia, cioè trovo che sia un prodotto molto molto valido, anche se low cost, quindi ve lo consiglio tantissimo e ne ho presi due, uno già si trova in bagno. Poi sono andata in un altro negozietto perché mi servivano i sacchetti della spazzatura, e da questa sapone non c'erano né in offerta, c'era da Bolle Giugiù in offerta i sacchetti a 79, quindi sono andata lì e ne ho presi due, questo l'ho appena aperto che ho sostituito nel secchio, le ho pagati 79 centesimi, me ne sono presa due perché ne ho trovati solo due, altrimenti ne avrei presi altri. Poi ho preso questa pinza multiuso, c'erano tutte queste cose in offerta al 50%, infatti anziché 5 euro l'ho pagata 2,50 euro, mi mancava una pinza così, quindi ho voluto prenderla. Ho preso i guanti anche in lattice, questi qui sono proprio adatti per il contatto con gli alimenti, li utilizzo soprattutto quando devo impastare, che mi dà fastidio che praticamente si infila tutto nelle unghie. Queste qui sono le mie unghie che dovrò rifare oltretutto, ma ho cambiato la forma e le ho fatte quadrate, magari quando le rifaccio ve le faccio vedere più nel dettaglio. Poi ho preso un olio essenziale per il diffusore che ho comprato, quello lì piccolo che è in bagno, non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere, credo di no. Comunque ho preso questo qui, vaniglia, e funziona benissimo, l'ho comprato su AliExpress, magari poi ve lo faccio vedere. Poi ho preso una bottiglietta di acetone e poi ho preso questo qui che mi ha incuriosito, perché io ho quelli originali che non ho ancora utilizzato perché volevo utilizzarli quando, cioè voglio utilizzarli quando sono tutta sistemata, quando tutta casa in ordine, insomma. E avevo preso Portofino e Capri di Lenore e ho visto questo qui che praticamente è, non so come chiamarlo, un'imitazione di vapo, e praticamente questo è bucchia di vaniglia, ma ho visto
lì c'erano anche quelli originali come ricarica uguale spiccicata. Quindi io quelli originali, siccome l'ho pagato 1,30 euro anziché 5 euro, quello originale, la ricarica, ho detto vabbè, per 1,30 euro lo voglio provare. È comunque uguale, quindi vedremo più avanti quando li utilizzerò, lo vedremo magari insieme. Nulla, questi erano i miei acquisti di acqua e sapone, anzi no, ho dimenticato a farvi vedere due cosine che ho trovato sempre in questo negozio in offerta e sono i contenitorini, non so, le formine per fare i babà, non li ho mai fatti perché li hai presi, non lo so, li ho presi perché a me il babà piace tantissimo e qualche giorno voglio provare a farli. E quindi siccome mi mancavano nei miei accessori, l'ho voluto prendere. Stessa cosa, li ho pagati 1 euro alla fine, stessa cosa per le formine per il cannolo, sia per il cannolo siciliano che per il nostro cannolo che facciamo noi qui con la ricotta, però è di lievitato, cioè non c'entra niente con il cannolo siciliano, però abbiamo sempre bisogno della nostra formina e anche questi mi mancavano e vi dico la verità, ne avrei preso più di uno, ma ne ho trovati solo uno, sia di questo che di questo. Magari di questo l'avrei preso uno solo, ma di questi ne avrei presi almeno tre, perché poi per farli devi smontare. Se dovessi trovarli, magari li prendo altri. Ok, questi erano tutti i miei acquisti di acqua e sapone, io super felice, ritornerò a parlare con voi, mi piace tantissimo, mi sentivo un po' impacciata all'inizio, non sapevo come cominciare, però non vedo l'ora che la prossima settimana mi ridanno il mio telefono per ripartire insieme a voi e stare meglio, perché io non sono stata bene in questo periodo che comunque non ho fatto video, mi sono rilassata, mi sono dissociata da tutti più o meno i social. Ho aperto una pagina su TikTok di cucina, quindi se vi va seguitemi lì, faccio solamente ed esclusivamente ricette. C'ho il mio profilo personale su TikTok più quest'altro profilo che si chiama In Cucina con Veronica BRT. Quindi se ti va seguimi lì per avere altre ricette sempre nuove. Quindi se ti va mi segui lì che pubblico sempre un sacco di ricette. Allora, ragazzi, c'ho il fiatone perché sono dovuta scendere. Infatti, qui si è sballata pure la fotocamera. Sono dovuta scendere che mi ha portato la mia collega i cataloghi perché sono un paio di mesi che non faccio più ordini su Avon e quindi devo rientrare. Mi sono fatta portare i cataloghi. Io vi ricordo sempre, questo qui è anche per dicembre, che ci sono tutti i set in regalo. E questo qui è il catalogo di novembre. Io vi ricordo che in descrizione trovate il link per acquistare nel mio shop online. Se vi serve qualcosa, trovate il link in descrizione. Adesso sono messa così perché si è mossa la videocamera e non so come aggiustarla perché ormai ho terminato il video. Quindi vi ricordo, se vi fa piacere, mi raccomando, seguitemi, attivate la campanella, lasciatemi un like e io spero di vederci al più presto. Vi mando un grandissimo bacio, un grandissimo abbraccio e ci vediamo presto. Ciao!